Delitto di beffa, condanna a 16 anni di carcere per Marco Tacchini, che il 24 dicembre del 2016 uccise la compagna Alessia Partesana. Il GUP Elena Ceriotti ha letto questa mattina la sentenza al termine del processo con rito abbreviato, esclusa l'aggravante della crudeltà, riconosciute le attenuanti generiche, le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Il GUP ha rimandato al Tribunale Civile il compito di determinare i risarcimenti. Operazione di polizia a Santa Cruz, dalle carte dell'inchiesta e dettagli del traffico di droga fra la Calabria e l'Ossola, sarebbe ingente il quantitativo di stupefacente circolato. In Ossola le piazze di spaccio si dividevano fra Domo, Villa, Crevola d'Ossola, Piedimulera e Beura. Intanto questa mattina si sono tenute le udienze di convalida con interrogatori di garanzia in carcere a Reggio Calabria, Novara e Verbania per gli arrestati nell'operazione. Tra domani e dopo sono fissate le convalide a Busto Arsizio e Vercelli. I giudici si esprimeranno nelle prossime ore. Nel Cusio si studiano le modalità per una possibile fusione fra i comuni di Omegna e quello di Germania. Per agevolare l'operazione futura, l'amministrazione Marchioni nell'ultimo consiglio comunale ha proposto all'assemblea municipale l'approvazione della modifica dello statuto comunale nel passo in cui prevede il quorum in caso di referendum consultivo. Il punto è passato. Verbania ha celebrato ieri il suo santo patrono San Vittore, gremita la Basilica, è stato il vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, ad officiare la Santa Messa, poi la processione per le vie della città con il santo patrono in spalla. In precedenza Villa Giulia Verbania aveva ospitato la cerimonia di consegna delle benemerenze 2018. Quest'anno i benemeriti sono stati Luca Giovanella, medico endocrinologo, e il partigiano Airaldo Catenazzi. Promossa a pieni voti anche la nona edizione di Corri Verbania, svoltasi domenica mattina a Pallanza, organizzata dall'Avis Marathon Verbania. Ben 204 gli atleti iscritti in rappresentanza di 12 società, provenienti oltre che dal BCO anche da Novara e dal Torinese. A farla da padrona, con quattro affermazioni, il GAF di Verbania.